Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. In questo momento sono appena arrivata in albergo, sono a Palma di Mallorca in questo momento e volevo farvi un piccolo room tour prima di distruggere la stanza perché sapete che faccio sempre un casino quando viaggio. Tra l'altro, ragazzi, piove, diluvia. Vabbè, insomma, vi faccio vedere perché la stanza è piccolina, molto carina, cioè è tutta un po' giallina, però è tutta carina. E poi la vista è molto figa, ho la vista montagna anziché la vista mare, però è veramente bello. Poi quando vedo del verde, sapete. Arrivando comunque da un paese dove è tutto giallo causa sabbia, quando vedo tutto questo verde, queste piante, i fiori, i fucsi, eccetera, cioè veramente mi si illumina la giornata. Comunque, passiamo a veloce room tour, che poi voglio farmi una doccia e poi voglio buttarmi un'oretta nel letto perché ho un mal di testa atroce. E poi più tardi voglio uscire e farmi un giretto verso il centro. C'è già anche una mia collega nello stesso albergo, io sono al quinto piano, lei al quarto piano, e andiamo tutte e due a questa conferenza, quindi probabilmente nei prossimi giorni ci muoveremo insieme. Comunque, come giorni off non ho tantissimo perché ho letteralmente questa sera, domani tutta la giornata, quindi domani vorrei fare, perché ho visto che c'è il mare in teoria dall'altra parte, dopo devo ancora esplorare, quindi non so se c'è la spiaggia questo albergo, devo ancora leggere tutto perché vi giuro che non ho avuto tempo di organizzare nulla per questo viaggio, quindi non ho neanche visto se l'albergo ha la spiaggia, la piscina, qualcosa, niente proprio. E quindi niente, dopo andiamo a esplorare insieme e scopriremo se c'è la spiaggia, quindi magari domani mattina ci fosse la spiaggia, sinceramente non mi dispiacerebbe rilassarmi un po' al mare. Tra l'altro, ho appena fatto un fulmine e niente, vabbè, faccio il room tour. Allora, questo è quello che c'è appena si entra. Vedete se c'è un'altra luce, aspettate. Tra l'altro, sta tuonando, ragazzi. Fa veramente tempo da rubare. Aspettate, che devo trovare una luce. Vediamo un po'. Vabbè, allora, qua c'è uno specchio che probabilmente è il posto dove farò vedere i miei outfit, anche se questo è il mio outfit da viaggio. Ho questi leggings, tra l'altro fantastici, i due telefoni, uno da una parte e uno dall'altra, perché sono di Uniqlo e hanno queste tasche qui e sono fantastiche. Per viaggiare metto il passaporto, il biglietto, i telefoni e quant'altro e sono perfetti. Poi sopra ho questa t-shirt di Aline Bing e poi, vabbè, ho i capelli devastati, ragazze, preso 3 voli, sono partita da casa ieri sera alle 9:30, adesso sono le 2:20 e ho appena messo piede dentro l'albergo. Comunque, adesso poi vabbè, questo quindi lo specchio, presumo sia anche l'armadio. Io penso che nei prossimi giorni ci appenderò le mie cose qua, così per la conferenza non sono troppo distrutte. Poi qui il bagno, niente di che, insomma è un posto assolutamente normalissimo, ecco. Doccetta con la finestrella e poi la camera che è così. Piccolina, cosy, carina, però la cosa bellina che non mi aspettavo di avere è il balcone. Adesso usciamo, vediamo se riusciamo a non farci la doccia perché sta piovendo, come dicevo. E guardate qua, quindi ho proprio la vista sulla montagna di Palma. Questo albergo di fianco, tra l'altro, ha la piscina, ma come vedete sta letteralmente diluviando. E niente, quindi adesso ne approfitterò per farmi la doccia, sistemarmi e poi magari andare a fare 2 passi questa sera. Sì, appena piantato un tuono, bam, pazzesco. Comunque, sì, niente, sono molto contenta, anche perché ogni tanto uscire da Caust ci vuole, quindi sono veramente contenta di essere qui. E tra l'altro mi fa ridere perché il mio capo, lui è spagnolo, non mi ricordo se è di origine portoghese, ma è nato in Spagna, non mi ricordo più. Comunque, insomma, fatto sta che lui è a casa qui a Palma, quindi durante questa settimana andremo anche a casa sua per cena, ci ha invitato. Sentite, ci ha invitato per andare a cena a casa sua. E niente, adesso con questo tuono me ne vado e vado a farmi la doccia. Allora, outfit per uscire questo pomeriggio. Sto per uscire perché non ho voglia di essere in camera, sono contenta di essere via e quindi voglio uscire, mi sono preparata. Mi sono data anche una truccata, non so se si vede, aspettate, vediamo se riesco a farlo vedere meglio qua. Mi sono data una truccata, sotto ho messo un toppino di Massimo Dutti e poi ho sopra il cardigan di Bache Paris, mi porto la chanellina. I jeans sono di Sage Paris, le scarpe sono di Miu Miu e poi ho sempre con me questa borsetta che è una borsettina di Jean Mille che mi porto sempre dietro, soprattutto quando vado alle conferenze, un po' per metterci l'iPad, appunti, eccetera. In questo caso ci metto dentro l'ombrello e delle cose che mi voglio portare dietro, la mappa della città, eccetera. E niente, quindi adesso sto per uscire.
Allora, sono appena uscita dall'albergo, fa freschino in effetti, infatti meno male che mi sono portata la maglia, però ragazzi sapete che mi mancava tantissimo vedere il mare così, cioè non so se vedete laggiù in fondo che c'è la costiera, il mar Mediterraneo, non so, perché abbiamo sempre questa cosa che i mar tropicali sono bellissimi, per la carità è vero, sono effettivamente bellissimi, però al tempo stesso il mar Mediterraneo con le scogliere a picco sul mare blu intenso, non so perché ha iniziato ad avere il suo fascino. Da quando sono vivo sul mare tropicale, vedere il mar Mediterraneo ogni tanto mi piace. Comunque mi sa che devo aprire l'ombrello tra un attimo, perché mi sta gocciando tutto negli occhi. Mi hanno detto tra l'altro che devo scendere giù da questa strada e andare a prendere il pullman 4 per arrivare verso il centro. Allora, mi sono fatta lasciare dal taxi in questa zona qui, della zona portuale, e adesso entro nella zona centro storico. Allora ragazze, sono ignorantissima, non mi sono ancora informata su nulla da fare perché ve l'ho soltanto recuperata a mangiare, ma sono finita davanti a questa chiesetta. Si può entrare dentro, mi ricorda, mi sembra quella che avevo visto a Valencia. E vediamo un po', sì, mi ricorda un sacco quella di Valencia. Per venire qua domani mi devo studiare un attimino bene cosa sono tutti questi edifici, perché non ne ho la minima idea. Sono arrivata in questa piazza per caso e ho beccato la strada con i negozi, ovviamente. Cioè, che ci crediate o no, questa parte con reperti archeologici, con la spiegazione, si trova dentro un negozio di Zara. Sono da Zara e mi sono provata questo completino. Mi piace un sacco. Super carino per l'estate. Mi piacciono un sacco questi pantaloni, peccato che siano un pelo larghi. Devo prendere la taglia in meno. Sono molto belli. Guardate che belli i pantaloni. Peccato che l'ho presi proprio di una taglia abbondantissima. Devo scendere di una taglia. E mi piacciono. Ultima cosa che avevo preso da provare è questa giacchettina rosa con i bottoncini particolari, così carina. Non lo so, è bellina però. Allora, la via dove ho trovato tutti questi negozi, adesso se cerco, la cerco. Praticamente devo trovare il nome della via, perché non lo trovo al momento. Mi sono persa in queste viuzze a guardare i negozi, ho proprio seguito i negozi e sono finita dove c'è Bash. Infatti adesso entro a farmi un giro. Ragazzi, questo pomeriggio sto girando veramente in modo ignorante, pazzesco, non so neanche cosa sto guardando, perché non era previsto che facessi questo giro, ma mi sono presa benissimo per questo posto e quindi sto girando a caso. Adesso mi sono persa nelle viuzze, letteralmente non so dove sono, sto seguendo la massa e praticamente adesso devo veramente tornare verso casa perché sto cominciando ad avere male al piede. Mi sono fermata un attimo per mangiare la paella vegetariana che mi hanno messo lì e me la servono qua. Ragazzi, volevo andare a casa ma sono rimasta attratta da questa zona, cioè guardate. Troppo, come si fa ad andare a casa? Scusatemi, non capisco, come si fa ad andare a casa? E non vedere questa roba. Vi faccio vedere l'unico acquisto della giornata di oggi da questo marchio che non conoscevo, si chiama SOS. E adesso ve lo faccio vedere perché lo indosso già. Allora, è questo vestito in mistolino che io ho pensato di utilizzare con la borsettina, questa qua di Celine. Ed è super carino, guardate, lo scollo all'americana. E secondo me, non lo so, è dritto. Aspettate che vediamo se riesco a spostare un pochino lo specchio. Mi piace un sacco, è veramente super carino per l'estate e niente. Ho pensato abbinato così, poi vabbè, sotto al momento c'ho i calzini, però ho pensato di metterci sotto le ciabattine dello stesso colore cuoio, diciamo, della Celine. E niente, mi piace da impazzire. È veramente super carino e non segna, è cosa positiva perché mi sono mangiata una paella da sola. Ragazzi, ho una pancia gonfia che non potete capire, sembro incinta di 18 mesi e adesso la sto trattenendo. Comunque, perché se no, se non la trattenessi, vedete che uscirebbe. Ho mangiato veramente troppo. Comunque, lasciamo perdere. Adesso mi sono già preparata, adesso vado a nanna, anche se fuori è ancora, come vedete, luminoso, perché non sono più abituata che in Europa a quest'ora, quindi che sono le 8:30 è ancora luminoso. Comunque, insomma, nanna adesso. Buongiorno a tutti con l'outfit di oggi. Allora, ho già fatto colazione, quindi sono già andata in giro. Allora, l'outfit di oggi è composto da questo vestitino che ho comprato ieri. Avevo voglia di mettermelo e non metto mai vestitini corti quando sono in Arabia. Tra l'altro, ragazzi, sono bianca come un cencio perché non vedo sole praticamente mai da quando sono in Arabia. Cerco di proteggermi il più possibile dal sole e quindi sono bianca qua all'America.
Devo mettere anche le sneakers, me le ho portate in realtà un sacco di scarpettine, ciabattine che ho qua, però non posso metterle perché ho tremendamente male al piede. Non so se ve l'ho detto, mi è venuta un'infiammazione al tallone, quindi una tallonite, e ho il plantare, quindi devo tenermi su le scarpe da ginnastica con qualsiasi outfit che ho messo. Metta, in teoria dovrei mettere proprio scarpe da ginnastica vere, e queste sono scarpe da ginnastica finte, nel senso non sono vere scarpe da ginnastica, sono sneakers. E comunque poi come accessorio ho messo il mio bracciale di Hermès, questi orecchini che sono quelli che mi ha regalato mia mamma per il compleanno, le solite collane di Maman e Sophie e di Dodo con Atelier VM, soliti bracciali proprio Atelier VM, Missoma, Anna Luisa. E questi sono dei regali e basta. E poi metto su la sciallina. Aspettate, ce l'ho alle spalle, che così riprende un pochino. Aspettate, si è incastrata. Riprende un pochino i colori delle scarpe, perché le scarpe di Mimi hanno questa parte glitterata nera. E quindi metto su questa. E poi mi porterò dietro un cardigan, qualcosa da mettermi sopra, perché fuori oggi fa bellino, sembra perlomeno. Cioè, non è che faccia proprio. Sempre bellissimo che ci sono un po' di nuvole in giro, però la temperatura è perfetta, ragazzi. Quindi adesso me ne vado e aspettate che giro la fotocamera. Me ne vado e vado a farmi un giro in centro perché ieri, letteralmente, vi giuro che non ho neanche capito dove fossi, cioè non mi sono neanche resa conto delle cose che vi ho fatto vedere, che ho visto, perché ero completamente rintronata, ero stanchissima, dovevo dormire. E tra l'altro adesso c'è troppo sole, ho bisogno di occhiali da sole. E quindi niente, quindi adesso andiamo a farci un giro del centro un pochino più con calma, chiaramente piede permettendo, perché con la tallonite non riesco a fare grandi cose, quindi devo prendere per forza il taxi. Normalmente io, tenete conto che cerco di risparmiare sui mezzi di trasporto, non mi piace spendere sui mezzi di trasporto e mi piace tantissimo andare in giro a piedi. Oggi non posso perché ho questa tallonite e quindi devo per forza spostarmi in taxi, quindi cercherò di prendere un taxi che mi porti più vicino possibile al centro e poi da lì inizio a camminare e esploriamo un po' la zona in base alle cose che ci sono da vedere. Voglio ritornare alla cattedrale perché ieri l'ho vista ma di sfuggita, voglio fare anche un paio di foto lì e poi niente, vediamo insomma cosa c'è da fare in centro. La mia collega in realtà mi aveva consigliato di andare a vedere dei paesini qua vicino, ma onestamente non ho voglia di spostarmi, voglio vedere, godermela qua, star tranquilla. E poi volevo vedere anche un paio di negozi questa mattina, quindi non ho voglia di spostarmi lontano, onestamente, quindi starò in centro e niente, questo è il piano della giornata. Allora, sono tornata verso il centro, mi sto dirigendo verso la zona, diciamo, dove ci sono tutti i monumenti e niente, perché ieri proprio non ho visto praticamente nulla, quindi oggi devo rimediare. Sono in questa piazzetta che si chiama Plaza del Mercat, che è bellissima, guardate che carina. E laggiù c'è un negozietto dove ho appena comprato della roba che già indosso. Buongiorno, allora io ho appena fatto una quantità di shopping assurda, mi vedete vestita in modo diverso rispetto a prima perché ho comprato le Birkenstock, ragazze, Birkenstock dorate, perché praticamente mi servono delle scarpe comode aperte e le scarpe che ho aperte, che ho comportato, non sono comode, sapete che ho questa infiammazione al piede, quindi ho pensato che le Birkenstock fossero la scelta giusta, quindi le ho prese dorate e in più mi sono presa questo kimono e questo vestitino, questo sono fighissimi, dopo ve li faccio vedere meglio. Ragazzi, sono in questa zona, si chiama Costa d'Embrossa, e c'è tutte queste viuzze con questi negozietti particolari, bellissime. Sono in Carrer de Colón, e guardate qua, che palazzo bellissimo. Ho letteralmente seguito la massa e sono finita ad una piazza dove c'è il mercatino. Adesso entriamo. Allora, ho
notato che perdendomi, più mi perdo, più becco delle piazzettine fighissime. E niente, adesso vi faccio vedere in che piazzettina sono finita, perché è veramente carino. Guardate che carina. Questo è il nome della piazza e c'è questo. Allora, sono tornata nella stessa piazza dove ero l'altro giorno, che dicevo che volevo esplorare un po' di più. Adesso andiamo su di qua. Stavo ammirando quanto bella fosse questa piazza, poi mi sono girata e ho visto questo scorcio dove laggiù in fondo c'è il mare e qua c'è la cattedrale. No, beh, la cattedrale è spettacolare. Tra l'altro mi hanno detto che c'è una cupola di Calvi, Gaudì, scusatemi. È bellissima la cattedrale, cioè. Poi guardate la vista qua sotto. Anche questo cortiletto bellissimo si trova praticamente sotto la cattedrale, cioè la cattedrale è letteralmente là sopra e qua sotto c'è questo. Allora, mi sono cambiata, sono veramente pessima, volevo fare le foto con un altro outfit e quindi mi sono cambiata prima nel bagno della cattedrale. Adesso mi faccio un giro e vado a fare pranzo perché è già tardi. A mangiare in questo posto. Questa è il nome. Ah, volevo soltanto farvi vedere la bellezza di questo vestito che mi sono cambiata, ve l'ho detto, mentre ero al nel bagno del monastero, perché volevo fare un outfit diverso per un'altra foto e quindi mi sono messa questo vestito che ho comprato in un negozietto. Ragazzi, è bellissimo, guardate la fantasia quanto è bella. Ha delle parti, non so se lo vedete, leggermente doratine, e la fantasia era proprio fantasia Silvia. Poi è un po' scollatino, devo dire, però si può mettere in due modi, anche in un modo meno scollato. E ha la schiena completamente aperta, è bellissimo secondo me per l'estate e ho deciso di comprarlo. E queste sono le mie nuove Birkenstock che mi avete bocciato tutte su Instagram, lo so, le boccio anch'io, sono orrende, però mi stanno salvando letteralmente il tallone. Sapete che vi ho detto che ho la tallonite e sono state l'acquisto più geniale che abbia fatto finora. E niente, quindi lo abbinate dorate appunto su con questo vestitino. E niente, adesso mi cambio perché qua sta iniziando a diluviare. Non è ancora iniziato ma sta tuonando in una maniera assurda, quindi pioverà tra poco. E qua c'è tutto il bottino di oggi, ragazzi, ho fatto un sacco di shopping. Allora, eccomi con l'outfit per questa sera. Mi sono messa questo top che è di Aluber, l'ho comprato l'anno scorso in conferenza a Brema, e questa gonnellina che è la mia gonnellina di O della Vita, che però devo mettere perché è leggermente corta. Io sapete che arrivo da un periodo in cui non metto più cose corte, la metto con un paio di shorts sotto, quindi ho questi shorts di pallavolo vecchissimi e li metto sotto semplicemente perché non sono più abituata a mettermi cose corte e quindi ho paura che se per caso, insomma, arriva una folata d'aria, ecco, di ritrovarmi a chiappe di fuori, invece con lo short sotto non capita. E quindi niente, però questa è una fissa mia mentale, perché in realtà sono semplicemente io che sono fatta così. La gonnellina è spettacolare, veramente carina. E poi sotto ci ho messo le Birkenstock. Sapete che queste sono le mie scarpe di Palma. E sono ancora indecisa su cosa metterci sopra.
Non lo so, devo valutare. Allora, siccome alla sera non fa proprio caldissimissimo, sopra l'outfit che avete visto prima mi metto questo cardigan che ho comprato oggi. Molto molto carino, è dorato, sembra beige, in realtà è doratino, quindi riprende il colore delle, insomma, delle collane, tutte le cose che ho addosso che sono dorate e anche delle scarpe. Perdonatemi, ma non c'è tanta luce in questo angoletto. Comunque mi piaceva molto perché diciamo che fa un po' effetto vacanze. Poi posso metterlo anche tipo andare a Jeddah, per esempio, su, che ne so, sul jeans o qualcosa del genere. Posso comunque metterlo perché mi copre, ecco. Buongiorno a tutti. Allora, scusatemi, ho la voce che sono appena sveglia. Comunque, volevo farvi vedere velocemente il mio outfit di oggi. Allora, ho gli orecchini qui di Destroy York che mi ha regalato mia mamma al compleanno. Questo vestito che è di Stella e Susi, le Birkenstock sotto e la mia Celine. E basta. Adesso vado sotto il costume da bagno perché mi incontro con la mia collega. Andiamo sotto in spiaggia. Buongiorno a tutti, allora io sto scendendo le scale, sto andando a beccare la mia collega che anche qua nello stesso albergo e ci becchiamo in piscina, la piscina è laggiù in fondo e niente, quindi poi vi devo raccontare un paio di cose perché me ne sono capitate, tra cui una stanotte fantastica. Outfit conferenza day one, stiamo andando per le registrazioni, mi sono messa questo vestitino di cui non vedrete niente credo perché non c'è molta luce, aspettate se riesco a mettermi in un'altra posizione magari ve lo faccio vedere meglio e l'ho messo con le sneakers on. Io sto facendo del mio meglio per cercare di capire se riesco a farvi vedere il vestito, ma c'è un casino, vabbè, insomma questo è il vestitino che mi metto, l'ho preso qua a Palma, alle taschine, molto carino, mi sembra professionale, ma far capire che sono professionale ma in vacanza, e poi sotto ci ho messo le sneakers. Buongiorno a tutti, allora ho ancora la voce dall'oltretomba perché non ho ancora parlato con nessuno. Comunque day conferenza numero 2. Posso vedere il mio outfit, questo è il completo che vi ho fatto vedere e che ho acquistato qua. È un completo gessato col gilet, non so se si vedrà il gessatino, ve lo faccio magari vedere dopo meglio in ascensore, con la t-shirt sotto e il pantalone abbinato. Diciamo che il gessatino è fatto così, non so se si vede, è azzurro col gessatino bianco e l'ho abbinato con la borsa questa qua che è di Vuitton, almeno sono tutta diciamo pastellosa, e sotto ci ho messo le sneakers, anche se in realtà sarebbe stato molto meglio mettersi le Birkenstock per comodità, però mi sento più professionale diciamo da conferenza vesta così, ecco. E niente, adesso vado, corro perché devo fare colazione. Buonasera, allora devo chiedere perdono, oggi è il secondo giorno di conferenza e io ragazze non ho vloggato praticamente nulla durante questi giorni di conferenza, un po' perché ieri era il primo giorno diciamo, quindi abbiamo avuto un sacco di cose da fare. Ah, tra l'altro perdonate i capelli, sono appena uscita dalla doccia e praticamente quindi non ho fatto quasi nulla se non appunto stare dietro a questa cosa, e più sono sempre quasi sempre con colleghi, quindi non mi piace tanto proprio, ecco, insomma, vloggare mentre sono con i colleghi, anche perché comunque sono qua per lavoro. E poi oggi è stata una giornata abbastanza intensa perché ho deciso di fare la volunteer student, quindi praticamente student volunteer, quindi praticamente lavoro, quindi oggi ho lavorato tutto il giorno per la conferenza stessa, mi pagano anche, quindi non va neanche male, però è stata una giornata occupata con quello. Domani ho la presentazione del mio poster, quindi questa sera sono tornata prima in albergo perché volevo mettermi a fare un po' di prove per la chiacchierata che poi dovrò fare con, insomma, tutta la gente che verrà a vedere il mio poster domani. In più domani mattina il mio capo vuole vedere l'anteprima e quindi devo prepararmi un attimino, quindi sono venuta a casa un po' prima, quindi adesso sono vestita così con questo vestitino che, tra l'altro ragazze, ho come l'impressione che prima di partire da Palma tornerò nello stesso negozio dove ho comprato questo e ne prenderò un altro, perché ragazze è proprio un vestito, mi verrebbe da finire easy going, cioè quelli proprio facili da mettere, che quando magari anche sei in casa non sai cosa mettere, magari viene qualcuno, vuoi andare a casa a cena dal vicino di casa, ti butti su questo, con letteralmente ho il cardigan con cui ho viaggiato, questo è quello di Maison Stella & Susie, me lo sono buttato sopra, ci sta da Dio, è proprio mi piace, ecco, come stile. E quindi mi sa che ne comprerò un altro prima di partire, e voglio anche tornare al negozio dove ho preso il cardigan, quello dorato, mi sa che mi compro ancora un paio di cosine prima di tornare in Arabia, un po' perché ho bisogno di rinnovare un po' il guardaroba, ho fatto fuori un po' di roba, ho fatto uno svuoto all'armadio che non ho pubblicizzato perché ho venduto in Arabia Saudita e quindi non ho neanche pubblicizzato né sul canale né su Instagram perché non aveva senso, e quindi ho fatto fuori un po' di roba, adesso sto rimpiazzando con cose nuove. E poi domani mi sa che non vloggerò di nuovo perché, ripeto, sarò occupata tutto il giorno con la conferenza. E poi alla sera abbiamo una cena a casa del mio capo, che il mio capo, lui è originario di Maiorca, quindi ed era anche, tra l'altro, è stato dal 2009 al 2012.
2011, mi sembra, dal 2008 al 2010, comunque un paio d'anni, è stato il presidente dell'associazione che ha organizzato la conferenza qua a Maiorca, e quindi diciamo che questa è proprio casa sua, e ha vissuto tanti anni qua, lui è proprio nato qui e quant'altro, quindi cioè, è nato qua, adesso non so se sia nato qua, però so che è di qua, e quindi questa è proprio la sua città, e quindi ha casa sua qui, e quindi domani sera andremo a casa sua a fare cena, e quindi in realtà praticamente non vloggerò neanche domani, quindi perdonatemi. Credo mi prenderò un mezzo day off dalla conferenza verso, penso giovedì, perché voglio ancora andare un po' a esplorare in giro, perché ho visto e ci sono un sacco di cose fighe al di fuori di Palma, e volevo farmi almeno una mezza giornata fuori da Palma e vedere cosa c'è nei dintorni, magari anche farmi tipo una giornata intera al mare per i fatti miei, o una cosa, cioè una giornata, mezza giornata intera al mare per i fatti miei, perché secondo me ne vale la pena, e siccome non so quando è che mi capiterà di tornare a Palma, preferisco insomma approfittarne e vedere quello che posso, quindi in base ai giorni, insomma, come sono, perché ci sono, le conferenze sono fatte a sessioni, ci sono delle sessioni che praticamente delle quali sono interessata, quindi voglio andare a sentirle, altre che invece non mi interessano, non sono del mio campo, e quindi non le vado a seguire, quindi quando vedo che ci sono meno sessioni di cui sono interessata, magari salto e vado a farmi questa mezza giornata da qualche parte, ne approfitto appunto per vedere un po' Palma, e comunque insomma adesso vedremo. Tra l'altro ho appena visto che c'è un cane gigante laggiù. Non so se sia una statua o un cane vero enorme. Se è un cane vero è gigante. Comunque beh, insomma, al di là di questa piccola parentesi, adesso vado sotto che devo recuperarmi dell'acqua e qualcosina da sgranocchiare, poi mi metto al lavoro. Vi faccio vedere ancora questa cosa perché adesso è tipo passato il tramonto, non so se vedete il colore del cielo, ed è bellissimo, mi mancava, anche perché sono le 9 di sera e guardate che bella luce che c'è ancora. Non sono più abituata perché in Arabia il sole va via verso le 6:30. Buongiorno, allora oggi sono finalmente riuscita a prendermi una mezza giornata libera, quindi siccome non c'erano dei talk che mi interessavano in questo momento la conferenza, ho deciso di prendermi un paio d'ore libere e farmi due passi in centro, e in questo momento sono nella zona diciamo del porto turistico, chiamiamolo così, adesso penso ci sia anche un porto commerciale, un porto più grosso diciamo per le navi da crociera eccetera. Adesso volevo farmi proprio due passi in questa zona su cui non avevo ancora fatto due passi, che è proprio vicino a dove sono le barche, come potete vedere, e niente, comunque volevo soltanto aggiornarvi perché in questi giorni di conferenza non ho praticamente vloggato nulla, il motivo è molto semplice, cioè stavo lavorando, e tra l'altro ragazzi veramente molto bene la conferenza, tanta gente, ieri tenete conto che ho fatto la presentazione del mio poster che tra l'altro è andata molto bene, ci sono state insomma un po' di persone interessate, quindi sono stata contenta, anche se ero in una posizione un po' sfortunata perché praticamente ero dietro ad una colonna e c'era pochissimo spazio tra il mio poster e questa colonna, infatti io e altre persone che eravamo lì siamo lamentate perché già non c'è tanto spazio, almeno fai magari le sessioni, perché si dividono in sessioni, eravamo tutti nella stessa sessione che presentavamo tutti insieme ed era effettivamente un casino, e comunque insomma alla fine però è andata bene lo stesso, l'unico problema è che c'era talmente tanta gente che praticamente per parlare bisognava urlare, e infatti io ieri avevo, sapete che io ho sempre avuto dei problemi con la voce, infatti sia quando lavoravo da Zoom avevo spesso la voce che se ne andava, e stesso discorso quando facevo l'insegnante, la professoressa di matematica alle medie, che magari sai devi usare tanto la voce perché parli tutto il giorno eccetera eccetera, spesso avevo il problema che la voce se ne andava, ecco, ero afona per giorni e avevo paura che sarebbe stata la stessa cosa anche adesso, perché ieri letteralmente ho dovuto urlare quasi tutto il tempo per spiegare appunto il mio poster alla gente, infatti oggi volevo riposare la mia voce. Ieri sera in realtà dopo la conferenza volevo andare direttamente a casa, ma poi ero sul taxi con dei miei colleghi di un altro gruppo, perché noi siamo vari gruppi, insomma Caust, che lavoriamo tutti su Marine Science, e praticamente è venuto fuori che in realtà non c'avevo voglia di andare direttamente a casa, e alla fine ci siamo fermati per cenare, ho mangiato la paella ieri sera e niente, che tra l'altro ho scoperto, c'è una mia collega che è spagnola e mi ha detto che lei è di zona Valencia, che è la zona originaria diciamo dove arriva la paella, mi ha detto che loro non la mangerebbero mai a cena e che è una cosa molto strana turistica mangiarla a cena, però insomma vabbè, avevamo voglia di quello, abbiamo mangiato quello. E niente, quindi questa mattina mi faccio due passi e poi verso più o meno l'ora di pranzo me ne torno alla conferenza.
E niente, tra l'altro ho appena scoperto che c'è un mercatino, infatti sto andando esattamente in quella direzione, vedete tutte quelle quegli stand là, c'è tutto un mercatino lungo questa strada principale e adesso quindi si parliamo. Comunque guardate che bello, ragazzi, mi mancherà da morire questa cosa, quando me ne tornerò a Caos sarà un trauma. Adesso si comincia il giro al mercatino, perché finalmente è iniziato, iniziava alle 10:30, io ero un po' in anticipo, quindi non erano ancora aperti tutti gli stand, adesso si comincia. Vi consiglio di venire qua, guardate che vetrine che hanno. Allora, sono nella zona della Rambla e sono stata attratta da questo negozietto, che è un negozio vintage, aveva delle vetrine super carine, e niente, quindi adesso entriamo. Allora, lo sapete che una delle cose che mi manca di più dell'Europa è il cibo, quindi adesso andiamo in questo posto che si chiama il Mercato dell'Oliva, lo vedete là dietro, e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Questo è il posto e adesso entriamo. Comunque vi dico soltanto che mi sono comprata una seconda valigia, borsone in realtà, borsone morbido, perché ho comprato talmente tante cose che sono uscite dai chili della valigia che sono inclusi. Per fortuna l'azienda mi aveva comprato un biglietto che conteneva due valigie, quindi per fortuna posso portarne una seconda gratuitamente. Allora, mi sono anche cambiata, adesso vado in conferenza perché devo tornare di là, insomma. E ho fatto un bel giro, ho comprato anche un paio di cosine, ancora un paio di regali e niente, quindi ora si va in conferenza.